Hi everybody, we are here for chicoverdose.com and we're here for my series The Recipe of My Success. This time we're in Venice for the film festival e io parlerò in italiano per la prima volta. Siamo qui con l'amministratore delegato di Rai Cinema, Paolo Del Brocco. Buonasera Paolo. Buonasera. È un gran piacere averla qui con noi per questa serie di interviste che facciamo. Io so che lei è attivo nel settore da più di 6 anni, forse 7, ed è amministratore delegato di Rai Cinema da ben 3 e mezzo. Come si trova a Venezia? Sicuramente non è la sua prima volta. No, sono venuto almeno altre 10 volte, però ogni volta è bello perché il Festival di Venezia è un festival molto affascinante, il più antico del mondo. Noi abbiamo tanti film, lavoriamo tantissimo, però è un po' il punto centrale del cinema italiano. E il 2013, confronto agli altri anni, è un anno migliore o peggiore per voi? Dal punto di vista quantitativo abbiamo qualche film in meno, ma è meglio perché possiamo lavorare di più e in modo più qualitativo sui singoli film, però ne abbiamo 12, 4 in concorso e 8 nelle varie sezioni, per cui è sempre un numero molto rilevante. Rai Cinema si occupa di acquisto del prodotto e sicuramente di produzione e distribuzione di film. Per lei il cinema è più un business o piuttosto una passione? E tutte e due, anche perché noi siamo il branch della RAI che coproduce il cinema italiano, la RAI deve produrre anche in virtù di un obbligo di legge per supportare l'industria dell'audiovisivo italiano e quindi da un lato è un obbligo a cercare di far sviluppare la produzione culturale del nostro paese, il racconto della nostra società, delle nostre storie, piccole o grandi che siano. Però naturalmente avendo una distribuzione anche business, perché noi dobbiamo portare la gente al cinema, vendere biglietti e fare dei listini che siano variegati con tante tipologie di prodotto diverso. È una domanda che sorge naturale: il cinema italiano nel mondo. Una volta il cinema italiano si parlava di grandiosità, dei film di Fellini o di Rossellini e possiamo fare un elenco che non finisce più ed erano conosciuti a livello mondiale. Poi chiaramente adesso siamo in un downturn, come si dice. Come vede il futuro? Dunque, in realtà è un mercato diverso, un mercato mondiale diverso, perché i nostri film, i film dei grandi autori italiani, da Bellocchio a Sorrentino, a Garrone, a Virzì, comunque vanno in tutti i festival più importanti del mondo. A Toronto ce ne sono moltissimi in questo momento, al Festival di Toronto. Quindi in realtà il cinema italiano, secondo me, viaggia molto all'estero. È il mercato che è completamente diverso, sicuramente. Certo, gli anni 80 e 90 hanno un po' depresso l'industria culturale italiana e l'industria del cinema, adesso stiamo risalendo la china, però io vedo dei segnali sicuramente importanti perché ci sono dei giovani autori che stanno crescendo molto bene e pur non avendo la potenzialità economica del cinema francese, il cinema italiano è comunque ancora presente dappertutto e molto stimato nei vari festival internazionali a cui partecipa. Lei sta parlando di giovani. Se deve consigliare a un giovane che adesso entra nel mercato del lavoro, che sia dietro le quinte o che sia di fronte ai riflettori, che cosa consiglierebbe a questo giovane per arrivare a fare una carriera simile alla sua o avere un successo simile al suo? Io, la mia carriera è una carriera manageriale, non è una carriera legata strettamente all'aspetto produttivo. Ma sicuramente bisogna avere una grande passione e cultura del lavoro, questo in generale, a prescindere da che tipo di lavoro si svolga. Ci si deve credere, non bisogna mai mollare, bisogna essere molto testardi e porsi degli obiettivi. Sono cose banali, ma è una formula che ancora funziona. E non è vero che in Italia non si può arrivare a fare alcune carriere non con il merito. Il merito ancora c'è. Esiste la fuga dei talenti all'estero, questa fatidica fuga? Ma esiste in molti campi, nei campi scientifici sicuramente, non esiste molto nel cinema, questo no. Gli autori italiani amano ancora lavorare in Italia, scrivere in italiano e in qualche modo raccontare una realtà, quella italiana, che dà moltissimi spunti di riflessione. Questo è importante, forse è anche questione di barriera linguistica, però è anche una questione culturale. Se ci sono questi cinepanettoni, se esiste la televisione spazzatura, io so che Rai Cinema si impegna molto al momento a dare un rilievo culturale diverso ai film e ai prodotti cinematografici di cui vi occupate. Che cosa bisogna fare per far sì che la cultura
cinematografica si elevi anche nella quotidianità del telespettatore medio? Bisogna coltivare, ricreare direi, ma anche coltivare sempre il gusto del cinema di qualità. Questo la televisione, in particolare la RAI, che è servizio pubblico, ha una grande responsabilità, che comunque in buona parte assolve grazie ad un canale che è il cinema, che si chiama Rai Movie, ma anche ad una programmazione di cinema di qualità, che naturalmente molto spesso non fa grandi ascolti, non fa grandi share, però anche i piccoli share sono importanti, perché il cinema si rivolge a tanti pubblici diversi, i servizi pubblici si devono rivolgere a tanti target di pubblico, anche quando quei target sono quantitativamente non enormi. Per quanto ci riguarda, portiamo avanti la strada del racconto del paese attraversando tutti i generi e i percorsi narrativi possibili, dalla commedia popolare, quindi dalla commedia comica, al film d'autore, alle storie drammatiche, ai film storici. Questa è la strada che abbiamo intrapreso ed è la strada che intendiamo percorrere, perché ci crediamo molto, crediamo che sia la strada giusta per arrivare a portare un messaggio e di fatto di divulgare quel gusto del cinema di qualità che i giovani devono per forza percepire. Il gusto del cinema italiano che i giovani devono per forza percepire, dice lei, ma il lavoratore medio arriva a casa, è stanco, si butta sulla poltrona e non vuole pensare, vuole semplicemente guardarsi un bel reality show, bersi magari una birretta e mangiarsi una pizza. Come facciamo, secondo lei, a incentivare il pubblico a avere un interesse un pochino più culturalmente più elevato? Ma questo si può fare, è vero quello che dice lei ed è vero in tutto il mondo, non solo in Italia, la TV spazzatura c'è in tutto il mondo, anzi in alcuni paesi è molto più spazzatura rispetto alla televisione italiana. Probabilmente bisogna catturare questo tipo di pubblico con le grandi storie, con le storie di grandi sentimenti, con le storie, per esempio le storie d'amore, non si fanno dei grandi film d'amore, con le storie epiche. Forse in questo modo si inizia ad acchiappare, come diciamo noi, un po' un termine forte, questo tipo di pubblico. È evidente che un pubblico di questo tipo non vedrà il film d'autore impegnato da solo senza essere guidato. È chiaro che poi il cinema comunque è comunque una scelta attiva, quelli che vanno al cinema sono degli esseri strani, no? Perché non sono quelli che si mettono con la birretta davanti al televisore, sono quelli che scelgono consapevolmente di prendere la macchina, di parcheggiare, di pagare un biglietto, di spendere il tempo fuori casa, magari la sera dopo che hanno lavorato. Quindi è chiaro che è un pubblico molto attivo, un pubblico consapevole. E noi dobbiamo far sì che questo pubblico consapevole aumenti il più possibile. Certo, non ci illudiamo che questo pubblico consapevole si allarghi a tutto il pubblico possibile, evidentemente. E ha un progetto per il futuro? Sì, vorrei fare un film western in Italia. Un grande film western con tutti gli attori italiani più importanti. In Italia? In Italia. Ambientato in Italia? Ambientato in Italia, in italiano, da un regista italiano. Va bene, allora le auguro tutto il bene per questo western, speriamo che si realizzi, non vedo l'ora di vederlo magari a Venezia l'anno prossimo. Fra 2 anni. Deal. Grazie mille, signor Paolo. Grazie.